Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video che posterò probabilmente solo su YouTube e non su Instagram, vedremo. Tanta gente mi chiede, ma come facciamo a migliorare la nostra pronuncia? Io so parlare inglese bene, so tutte le regole così, però quando parlo inglese mi riconoscono subito che sono italiano o italiana, non ho l'accento giusto, non mi piace, voglio migliorarlo, qua su e giù. Allora, se avete la fortuna di partire, ragazzi, partite, perché io stando 2 anni in Inghilterra è lì che ho fatto, diciamo, passi da gigante con la pronuncia. E ripeto, io ancora non sono, cioè sono bravino ma non bravissimo, nel senso c'è gente che parla molto meglio di me, però diciamo che in Inghilterra, l'Inghilterra ha aiutato tantissimo. Se però non avete la possibilità di partire o prendere lezioni con un madrelingua, la cosa migliore da fare e più semplice tra l'altro è guardarsi tonnellate di video in inglese, però non soltanto guardarli questi video e ascoltarli, dovete, adesso io vi farò vedere un esempio, dovete mettervi davanti al computer, guardarvi un video, metterlo in pausa e provare a ripetere quello che dicono loro con la stessa identica intonazione, così imparerete molto velocemente, ve lo assicuro. Adesso vi faccio vedere un paio di esempi, un esempio con lingua inglese americana e uno con lingua inglese più British. E vi faccio vedere come farei io per migliorare la mia pronuncia. Io per fortuna l'ho fatto con gente reale, cioè vivevo in Inghilterra, quindi l'ho imparato da là l'accento, però tuttora adesso io non vivo in un paese in cui si parla inglese e lo vedo subito che sto perdendo l'accento, perché quando parlo con un americano vado più verso l'accento americano, quando parlo con una persona inglese più verso l'accento inglese, quando parlo con qualcuno che non parla inglese come prima lingua tendo ad andare indietro e andare verso il mio accento italiano. Perché? Perché mi capiscono meglio, perché scandisco meglio le parole e quindi mi capiscono meglio e uso quello. Quindi adesso vi farò vedere un paio di esempi. Allora andiamo su Netflix. Ansel, stop yelling! Ansel, stop yelling! Come vedete la parola zia, aunt, in Italia ce la insegnano appunto aunt, aunt, aunt. In realtà è Ansel, aunt, Ansel, stop yelling, Ansel. È già una cosa abbiamo imparato. All I'm saying is if you had told me vegetarian... All I'm saying is if you had told me vegetarian lasagna... Questa è una frase lunga, no? È più difficile. All I'm saying is if you had told me vegetarian lasagna... Se lo dovessi leggere con il mio accento italiano sarebbe... All I'm saying is if you had told me vegetarian lasagna, ok? Ovviamente l'ho storpiato, l'ho esagerato adesso. Quello che voglio dire è, mi raccomando, non solo leggete le parole, ascoltate come lo dicono, il tono. Quindi, all I'm saying is if you had told me vegetarian lasagna. Un'altra cosa che impariamo, lasagna. Lasagna, ragazzi, non possiamo leggerla all'italiana, perché nessuno, è più difficile da capire all'estero, nel senso che lasagna è una parola che ormai usa tutto il mondo e l'hanno storpiata con il loro accento, quindi per loro è lasagna, non è lasagna, ok? Quindi, all I'm saying is, if you had told me vegetarian lasagna... Lasagna, I would have made vegetarian lasagna. I would have made vegetarian lasagna. I would have made vegetarian lasagna. Well, the meat's only every third layer. Well, the meat's only every third layer. Well, the meat's only every third layer. Maybe you could scrape. Maybe you could scrape. Come vedete, alcune cose, alcune frasi, sono difficili da dire per noi italiani perché ci sembrano quasi uno scioglilingua, no? Per me questo è già difficile da dire. Maybe you could scrape. Ross, did you really read all these baby books? Va bene, avete capito, no? Nel senso, continuate così e vi guardate tutto l'episodio. Quando non sapete una cosa, la andate a cercare e siete a posto. L'altro esempio che volevo farvi vedere è questa serie qua, che si chiama Sick Note. Sick Note è una serie girata in Inghilterra, non so dove, non mi sono informato sinceramente, con l'attore che ha fatto Ron in Harry Potter. Quindi andiamo all'inizio e cominciamo. Why can I smell smoke? Smoke.
Come avete già cambiato la CD? Oh, I know. Oh, I know, I know. There was some teenagers smoking some weed. There was some teenagers smoking some weed. There was some teenagers smoking some weed. Must have wafted in. Must have wafted in. Do you think I'm an idiot? Do you think I'm an idiot? Don't smoke in the flat. Don't smoke in a flat. I told you, I've given up. I told you, I've given up. What are you doing here anyway? What are you doing here anyway? Oh, I had my scan today. Oh, I had my scan today? For my arm. For my arm. For my arm. Oh yeah, how was it? Oh yeah, how was it? Oh, it's always the same. Oh, it's always the same. They don't know what's wrong with it. 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 Mi raccomando. In italiano sarebbe they don't know what's wrong with it. Ok, esagerando. They don't know what's wrong with it. They just said, you know, just keep it rested. They just said, you know, keep it rested. Just keep doing what you're doing. Hasn't stopped you playing PlayStation then? Hasn't stopped you playing PlayStation then? Mi avete parlato velocissimo. Hasn't stopped you playing PlayStation then? Ok, avete capito ragazzi? Questi sono i miei due esempi, quindi mi raccomando, mettetevi davanti al computer e fate pratica. Se lo fate con amici è anche più divertente secondo me, no? Magari siete in due, tre che volete imparare l'inglese, vi guardate una serie tutte insieme, vedete chi riesce a dire la frase meglio. Scegliete la serie che a voi piace di più, a seconda dell'accento che volete provare ad acquisire, insomma. E noi ci sentiamo la prossima settimana o quando faccio il prossimo video. Ciao ciao!